Gentili amiche ed amici di Sport Italia, un saluto da Federico Casotti e Roberto Galbiati. Roma-Varese, la finale del campionato Primavera Team 2010-2011 allo stadio Marcello Melani di Pistoia, il meglio del calcio giovanile italiano. Ancora il Varese però con Jadilson, il fendente a cercare Lazar. Bello. Di testa Lazar! Mamma mia, Varese, grande gol! Varese in vantaggio, il colpo di testa di Achraf Lazar al 19° minuto, passa in vantaggio il Varese. Mi sembra che dalle prime battute la Roma abbia aumentato un pochino il ritmo nei passaggi e nei movimenti. Montini, il pareggio della Roma con Montini, il destro secco da parte del numero 9 che ha ricevuto la sponda di Ciciretti, conclusione secca senza pensarci troppo, terzo gol consecutivo per lui in questa fase. Posizione regolare per Pompilio! Varese in vantaggio all'ottantesimo! Varese in vantaggio all'ottantesimo con Pompilio, ma c'è stato un clamoroso blackout. Mi sembra un passaggio all'indietro di un giocatore della Roma. È un retropassaggio della Roma. Ancora calcio d'angolo, ancora con Politano. Esce male, c'è il pareggio della Roma! Il pareggio della Roma, 2-2 al 94esimo. Ed è stato ancora Montini, 2-2 tra Roma e Varese. E a questo punto, io direi, si va ai supplementari. Cambia tutto, la sponda per DM da parte di Montini, DM sulla sinistra, ancora DM, il pallone dentro, Montini, 3-2, la Roma passa in vantaggio, Mattia Montini, l'ombra del partito, Roma che passa in vantaggio allo scadere del primo tempo supplementare, completa la rimonta. Piscitella, a posto così, la Roma è campione d'Italia Primavera 2010-2011, è campione d'Italia Primavera per la settima volta nella sua storia, è campione d'Italia Primavera a 6 anni di distanza dall'ultimo trofeo, è campione d'Italia al termine di una finale incredibile